La libertà è una cosa diversa dallo scaricare l'altro, dal far finta di non vedere l'altro. Questa è un po' la sintesi della puntata di ieri, in cui abbiamo riletto alcune affermazioni che Papa Francesco nel 2013 ha detto a Rio de Janeiro, in Brasile, se non ricordo male. Partecipò alla giornata mondiale della gioventù e lo disse in un ospedale dove erano ricoverati molte persone, quindi anche molti giovani, ma anche adulti, che lottavano per liberarsi dalla droga. La liberalizzazione non risolve i problemi. La liberalizzazione può risolvere forse alcuni aspetti esterni, ma non aiuta le persone. Allora, cerchiamo di entrare adesso in delle storie per capire come dietro ogni problema c'è sempre una persona e per capire come noi molte volte ci fermiamo solo al problema. Questo lo facciamo per paura, lo facciamo perché abbiamo, come dire, abbiamo così paura di guardare negli occhi l'altro, perché non vogliamo affrontare l'altro. Allora, che cosa vuol dire guardare negli occhi l'altro? Sentiamo questa storia che fra Emiliano Antenucci racconta nel suo libro Gli ultimi saranno i primi. Io fra Emiliano lo cito spesso perché i suoi libri sono libri di vita vera. I suoi libri sono libri che raccontano storie e storie vere. E oggi noi abbiamo bisogno, un po' come i bambini, di essere raccontate le storie. Perché la storia ci tocca il cuore. Forse un teorema non ci tocca il cuore, ma una storia vera tocca il cuore non solo dei bambini, ma tocca il cuore anche di noi adulti. Sappiamo che Fra Emiliano vive in Abruzzo e un giorno decide di andare a trovare un amico che si chiama Marco, a Pescara, che vive in una casa in costruzione abbandonata, come tanti. Tanti pur di sopravvivere oggi vivono in queste case abbandonate di campagna, senza luce, senza acqua, senza servizi igienici. E Marco è un ragazzo che ha una vita in cui la tossicodipendenza, la droga, lo ha accompagnato sempre. E di tanto in tanto Fra Emiliano lo va a trovare. Cosa gli dice? Cosa avviene? Me lo dico domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.